Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Los Pollos Hermanos è fiera di presentare un video sul fantacalcio. Quant'è che me lo chiedete un video sul fantacalcio? Quant'è che non ve lo porto? Quant'è che l'avete aspettato? Eccolo qua! Ne approfitto anche per mettermi la maglietta di Los Pollos Hermanos, che come ben sapete è il nome della mia squadra o delle mie squadre perché faccio 1000 fantacalci. Non ho avuto tempo, purtroppo, per ragioni lavorative, di portarvi una vera e propria guida al mercato di riparazione invernale, ma comunque sono arrivati pochissimi giocatori, sono state fatte pochissime trattative e in Serie A non è cambiato così tanto. I nomi più caldi sono ovviamente Tarab dal Genoa, De Lofeu al Milan. Basta? No dai, anche Gagliardini all'Inter è un bel nome. Meno Pavoletti al Napoli probabilmente. Ovviamente fantacalcisticamente parlando. E dire fantacalcisticamente è difficilissimo. Ma oggi sono qui per dirvi che sì, ho fatto qualcosa di incredibile e voglio raccontarmi quello che è stato il mio mercato di riparazione nella mia lega, nel Fantaboccia, trovate il link qui sotto in descrizione, dove ero messo veramente male, mi ritrovavo al settimo posto, sprofondato giù in bassissimo anche per colpa dell'infortunio di Dybala, e come potete vedere lì dietro è sempre con me, ma l'ho fatto, io, da tifoso juventino, io, da grandissimo amante di Dybala, io, che il mio giocatore preferito in questo momento è proprio Paolo Dybala, l'ho ceduto al fantacalcio nel mercato di riparazione. L'ho fatto. Non sono pazzo, ci ho pensato bene, ma l'offerta era pazzesca e irrinunciabile probabilmente. E adesso vado a spiegarvi come mi sono mosso all'interno di questa sessione di mercato e come secondo me ho migliorato non in maniera incredibile, ma di più la mia squadra. La mia formazione titolare, come vedete qui in grafica, prima era composta dai seguenti elementi. Marchetti in porta, Listainer, Albiol e Barreca in difesa. Avevo praticamente sulla carta da guardare come titolari Brozovic, Khedira, Politano e Saponara e davanti Dybala, Nestorovski e Destro. Ed è per questo che ho deciso di fare un cambiamento radicale. In realtà sono arrivato alla sera dell'asta con un'idea ben precisa. Prendo Tarabt e De Lofeu e gioco con quelli che già ho, magari tenendo in panchina Destro perché non gioca mai, quindi Dybala, Nestorovski, De Lofeu, aggiungo Tarabt a centrocampo, insieme a Politano, insieme a Khedira, insieme a Brozovic, sperando nella risurrezione di Saponara a Firenze, anche se è difficile. E questo era il mio piano, la mia idea. Poi è successo qualcosa di incredibile, perché sono arrivato al bar insieme a un mio amico, lo sono andato a prendere a casa e buttandola lì gli ho chiesto: ma mi dai Immobile? E lui ha detto sì, te lo posso dare, e già lì il mio cervello è iniziato a dire: cazzo, figata, bellissimo, prendo Immobile. Ci abbiamo pensato, perché non è stata una trattativa facile, non è stata una trattativa semplice. Ho deciso di cedere, perché io volevo cedere praticamente tutti, erano tutti sul mercato tranne Dybala e Politano. Alla fine ho dovuto cedere Dybala per esigenze, ma la mia idea era di trattenere quei due giocatori, e ho dovuto cedere quindi Mattia Destro, ho dovuto cedere Brozovic, ho dovuto cedere Khedira e ho dovuto cedere anche Stefano El-Sharawi solamente per Immobile e Kondogbia, che poi ho svincolato. Sembra pazzesco, sembra una follia, ma Immobile comunque è un giocatore che ha già fatto 11 gol in campionato, è il titolare, il centravanti nella Lazio, probabilmente il rigorista o lui o Biglia, ma penso che li batterà lui d'ora in avanti in campionato. Biglia l'ha battuto in Coppa Italia l'altra sera, ha fatto un capolavoro di rigore, ma Immobile comunque ne ha già battuti un sacco, credo che sia il giocatore che in campionato ha segnato più gol su rigore. Khedira aveva appena fatto gol, quindi magari era appetibile. Destro aveva fatto gol la settimana scorsa, quindi magari sembrava un segnale di ripresa, o potrebbe anche esserlo, perché adesso con la sfiga che ho, Destro potrebbe iniziare a segnare a raffica. Quando ce l'ho avuto io ha fatto 2 gol e mi ha preso solo dei 5. Brozovic è un gran giocatore, mi è dispiaciuto cedere. Del Sharawi, se non ha giocato quando ce l'ha, era in Coppa d'Africa, non credo che inizierà adesso, se non in queste giornate, perché Perotti si è fatto male. Alla lunga probabilmente faranno più gol tutti insieme quei giocatori rispetto al mio Ciro Immobile, però il mio è solamente un giocatore, quindi con gli altri posso fare altri gol. E poi dal nulla un fulmine a ciel sereno, perché io avevo iniziato un po' a chiedere in giro chi volesse Dybala, cosa era disposto a offrirmi, e nessuno mi aveva fatto ovviamente un'offerta da farmi dire ok, posso cedere Dybala. Quando invece al pomeriggio, dato che dei miei amici fanno il fantacalcio a coppie, uno a cui avevo chiesto cosa mi offri per Dybala mi aveva fatto una bella offerta e ha detto guarda ci penso, e il suo compagno la sera è arrivato e mi fa guarda l'offerta mi piace, se vuoi la facciamo. E già lì stavo male perché sapevo che l'offerta era talmente bella che avrei dovuto accettarla, ma quell'uomo,
quel ragazzino, quel giovane, che bello che sei, Paolo! Però il fantacalcio è una cosa, il tifo è un'altra, l'amore è un'altra ancora. E quindi ho accettato. Ho ceduto Dybala e Saponara, insieme a 25 milioni da poter utilizzare nel mercato di riparazione per i seguenti giocatori, e tenetevi forte perché sono veramente dei campioni. Mare Chiaro Hamsik, capitano del Napoli. Già 6 gol in questo campionato, quando Dybala ne ha fatti solamente 5 e Saponara solamente 2, e adesso che ha cambiato squadra non ha neanche il posto da titolare assicurato, e per adesso Dybala sta giocando dietro Higuain, quindi la trequartista. Insieme ad Hamsik sono arrivati nella Los Pollos Hermanos anche un giovane talento che io quest'estate, quando ho fatto un ask, un FAQ sulla Serie A, mi è stato chiesto chi rubereste la Fiorentina, e fra tutti io ho detto un nome a sorpresa, ed è Federico Bernardeschi, e quest'anno ha già fatto vedere di essere incredibilmente forte, ha già segnato 9 reti e ho preso anche Federico Bernardeschi. Quindi Dybala, Saponara 25 per Hamsik. Bernardeschi è un giocatore incredibile che veramente lo volevo, l'ho inseguito a tutti i costi, che è un certo Ciolito Simeone, che ha già fatto 10 gol in 19-20 presenze, quindi praticamente alla media di un gol ogni due partite. Quindi Dybala, Saponara 25 per Hamsik, Bernardeschi e Ciolito Simeone. Boom! Così! Poi ho messo un po' a posto la squadra durante il mercato, ho trattenuto Politano assolutamente, ho trattenuto Marchisio, che secondo me comunque sarà titolare, non si giocherà sempre con Khedira e Pjanic a centrocampo, quindi Marchisio è un titolare. Ho trattenuto Laxalt, ho trattenuto Kučka, ho trattenuto Nestorovski assolutamente, perché comunque Nestorovski è un gran bel giocatore, l'avrei scambiato per arrivare a qualcosa un pochino di più, era sul mercato anche Nestorovski, voglio essere sincero, ma Nestorovski lo tengo lì. Ma soprattutto sono riuscito a prendere Tarabt, Adel Tarabt, che era il mio nome principale sulla lista, perché io volevo un centrocampista offensivo in grado di fare strappi, in grado di fare assist, in grado di fare gol, e Tarabt è il profilo ideale, solamente che ha la mia pancia in questo momento. La squadra è completamente rivoluzionata, come potete vedere in grafica, un centrocampo stellare, favoloso, iperoffensivo come Politano, Bernardeschi, Hamsik e Tarabt. È un attacco, ragazzi, orgasmico, che mi fa veramente godere, come Ciro Immobile, il Ciolito Simeone e Ciccio Nestorovski. Ecco, sono veramente contento di questa formazione. Adesso sto registrando che è sabato, quindi non ho ancora giocato questa giornata di campionato, ma mi aspetto grandi cose. Immobile contro il Pescara, Nestorovski contro il Crotone, insomma, sul calendario, sulla carta, non dico di essere favorito per la vittoria, ma sicuramente i miei giocatori partono con delle partite non difficilissime. E poi io lo so che mentre ho detto questa frase, è lunedì quando uscirà questo video, voi saprete già com'è andata la Serie A, mi prenderete per il culo, mi prenderete assolutamente per il culo, perché Nestorovski verrà espulso, Immobile sbaglierà un rigore, Tarabt non giocherà neanche, giocherò un in meno e perderò anche questa giornata. Io tuttora non so come finirà questa giornata, ma sono le 15:27 di domenica 5 febbraio 2017, e per quanto i miei giocatori avessero delle partite facili, io mi sono ritrovato contro Mertens, Insigne e il Papu Gomez, e chissà quanti ancora ne dovrò prendere. Porca troia, che gioco di merda. Ma questo è il bello del fantacalcio, come quando la scorsa settimana un mio amico giocava con Kalinic e Piazza in attacco, ha tenuto Muriel in panchina contro la Roma, Piazza è entrato, ha giocato 17 minuti, non ha preso il voto, gli è entrato Muriel e io ho dovuto pareggiare facendo 3 gol, 2 assist e non prendendo gol praticamente. Però sappiamo che il fantacalcio è così e ci va bene. Avanti Los Pollos Hermanos, verso la vetta, verso la rimonta, non verso la vittoria, perché ormai è impossibile. E voi fatemi sapere qui sotto in descrizione gli scambi che avete fatto, sono curioso.